Oggi ci troviamo alla Cascina Uccellona, Mezzana Rabattone, e siamo in compagnia di questo nuovissimo Valtra T174. Sotto al cofano, dalla forma spiovente e affusolata che ormai contraddistingue quasi tutti i trattori Valtra, troviamo un motore Sisu da 6 cilindri da 7,4 litri di cilindrata che eroga 175 cavalli di potenza nominale e 190 cavalli con l'extra potenza Sigma Power. Come potete vedere, il design di questo cofano è da ricondurre alla struttura molto compatta del motore Sisu, che ha permesso di scavare al massimo il telaio, mantenendo così un ottimo raggio di sterzata senza andare ad interferire con il sollevatore anteriore completamente integrato anche col ponte anteriore sospeso pneumaticamente. In questo caso il trattore è gommato 540 65 R30 all'anteriore e 650 65 R42 al posteriore. Il serbatoio del combustibile ha una capienza di 380 litri, mentre quello della D-Blu di 70 litri, e le dimensioni ridotte del tubo di scarico sono appunto da ricondurre al sistema di post-trattamento dei gas di scarico con sola urea e col classico catalizzatore posto sotto il cofano. Per quanto riguarda la trasmissione di questo Valtra, abbiamo un cambio Power Shift Versu con 4 gamme e 5 marce sotto carico, che è una delle più evolute versioni di un Power Shift. Ecco, quindi qua troviamo il motore ASCO Power 6 cilindri da 7,4 litri di cilindrata. E come potete vedere, l'apertura molto ampia del cofano permette un accesso facilitato ai punti di manutenzione, come per esempio i radiatori anteriori che si aprono a compasso e permettono un'ottima pulizia dei singoli elementi, ma anche il filtro dell'aria posizionato nella parte superiore del motore, facilmente raggiungibile. Nella parte destra del trattore troviamo uno scompartimento che contiene la batteria, il codolo della presa di forza, la cassetta degli attrezzi e un innesto per l'aria compressa in caso di pulizia del trattore. È molto interessante, tutti i punti di ingrassaggio vengono specificati sullo sportello. Al posteriore, come di consuetudine, ormai troviamo un sollevatore di terza categoria, 5 distributori elettroidraulici alimentati da una pompa a portata variabile da 200 litri al minuto, terzo punto idraulico e la cabina sospesa meccanicamente. Un particolare che sicuramente merita di essere menzionato è quello dell'impianto idraulico separato da quello del cambio. In caso di contaminazioni è molto utile, almeno si evitano danneggiamenti alle pompe.